Amici dell'hockey, buonasera a tutti e benvenuti al patinodromo di Viale Ferrarini in Vicenza, dove tra qualche minuto si svolgerà gara 3 della finale di playoff di Serie A di Hockey Online tra l'MC Control Diavoli Vicenza e il Milano Quanta. Quindi gara importantissima, match point per il Milano Quanta, che ha già concretizzato due vittorie in gara 1 e gara 2, mentre per l'MC Control Diavoli Vicenza chiaramente si giocherà il tutto per tutto per rimanere agganciata a questa finale, chiaramente continuare a sperare nello scudetto. Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera al commento il signor Fabio Forte, che è il responsabile del settore hockey della Federazione Italiana Sport Rotellistici, che è qui con noi questa sera. Sì, buonasera Giovanni, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto giustamente, gara decisiva, nel senso che potremo già avere un vincitore del tricolore, anche se ovviamente Vicenza farà di tutto per far sì che si vada avanti in questa serie. Per Vicenza solo un unico risultato, la vittoria, invece Milano, che è avanti 2-0, potrebbe già essere un po' più rilassato come approccio alla gara. Vedremo quali emozioni ci riserverà insomma questa partita. Per il momento abbiamo per voi due interviste che abbiamo realizzato nel prepartita con Andrea Ustignani per Diavoli Vicenza e con Andrea Comencini per il Quanta Milano. Prego la regia di voler mandare in onda queste due interviste, mentre in campo, come vedete, le due squadre stanno completando il riscaldamento. Andrea Ustignani, storico ormai difensore del Vicenza, siete in gara 3, siete sotto 2-0, spalle al muro. Andrea, che partita avete preparato e che partita ti aspetti? Innanzitutto ciao Fabio, buonasera a tutti. Allora, sì, siamo a gara 3, non abbiamo più scuse. Che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita dura. Credo che noi, come ho appena detto, non abbiamo più scuse, quindi dovremo dare il tutto per tutto, cioè dare il massimo. Purtroppo gara 2 l'abbiamo persa in una maniera, secondo me, un po' sciagurata. Abbiamo gestito un po' male alcuni episodi e naturalmente siamo andati contro una delle squadre più forti, campioni in carica, e quindi naturalmente hanno sfruttato le loro occasioni. Io credo che se stasera entrerà il diavolo, diciamo, che c'è in ognuno di noi, da ora fino all'ultima gara non avremo dubbi, però le partite si giocano da 0-0 e bisogna dare il massimo. Bene, grazie Andrea e in bocca al lupo per la partita. Viva il lupo, grazie, ciao a tutti. Siamo con Andrea Comencini, più che storico difensore del Milano ormai. Andrea, ho sentito una tua intervista prima della sfida di finale e ti dicevi sicuro che Milano avrebbe vinto lo scudetto. Siete sopra 2-0, avete la prima occasione, che partita sarà? Sì, ero abbastanza sicuro, lo sono ancora perché conosco il nostro potenziale e quindi sono sicuro e convinto che giocando bene possiamo farcela, però è sport e quindi le partite vanno giocate. Vicenza non mollerà e non ha mai mollato. Loro, diciamo, sono con le spalle al muro, quindi non hanno più niente da perdere, e noi invece, dando una vittoria a loro o comunque non giocando come sappiamo, possiamo rimetterli in carreggiata, e soprattutto dal punto di vista del morale per loro potrebbe essere nettamente una marcia in più, e quindi oggi dovremmo avere ancora più pazienza e considerare che comunque la partita è lunga e non verrà vinta nei primi minuti, e quindi concentrati tutto il tempo. Bene, grazie, allora in bocca al lupo Andrea. Crepi il lupo Fabio. Eccoci tornati in diretta dal patinodromo Viale Ferrarini Vicenza. Abbiamo sentito poco fa le parole quindi dei due protagonisti, Andrea Ustignani per l'MC Control Diavoli Vicenza e Andrea Comencini per il Quanta Milano. Sì, due stati d'animo abbastanza diversi, nel senso che Ustignani ci ha detto che praticamente ovviamente devono giocarsi tutto per tutto, devono stare attenti a non commettere gli errori che hanno commesso soprattutto in gara 2, dove Vicenza onestamente aveva già
non vorrei dire vinto la partita, ma era una situazione molto favorevole per poi vedersela sfuggire di mano negli ultimi secondi. E invece Comencini, la domanda che gli avevo fatto è stata quella, detto, prima della finale avevi detto che avrebbe vinto lo scudetto Milano, ora siete a un passo, come la vedi? E gli ha detto sì, adesso è il passo più lungo da fare, perché la partita è un po' quella un po' più difficile, quella in cui se noi dovessimo perdere daremmo spunto, daremmo orgoglio e forza a Vicenza per tornare a casa nostra a fare magari un'altra bella partita e riportarci qua. Quindi insomma diciamo che ovviamente stati d'animo diversi, si è vista subito l'importanza della partita anche con due giocatori così esperti che comunque dal punto di vista emotivo la sentono. Assolutamente Fabio, quindi emozione palpabile evidentemente dentro e fuori dal campo questa sera. Per completezza vi leggo, ne approfitto intanto che le squadre finiscono il riscaldamento, per leggervi la formazione dei roster di entrambe le squadre. Allora per quanto a Milano abbiamo i due portieri Mattia Mai e Riccardo Pignatti, e i giocatori di movimento abbiamo Andrea Bellini, Matteo Barsanti, Fabio Rigoni, Andrea Comencini, Simone Battistella, Gabriele Spimpolo, Emanuele Banchero, Brian Belcastro, Emanuele Ferrari, Alessio Lettera, Luca Ronco, Pietro Ederle, Christopher Zagni, Edoardo Caletti e l'allenatore Luca Rigoni. Per quanto riguarda invece i Diavoli Vicenza, due portieri Andrea Alberti e Michele Frigo, e poi a seguire in campo in movimento abbiamo Andrea Ostignani, Andrea Delfino, Luca Roffo, Claudio Tabanelli, Nicola Frigo, Samuele Baldan, Filippo Centofante, Carlo Trevisan, Fabrizio Pace, Tom Benestrom, Nathan Sigmund, Lorenzo Dell'Uomo, Alexander McDonald e Gabriele Piantoni. In panchina l'allenatore del Vicenza, Angelo Roffo. Come diceva giustamente Fabio prima, emozioni si sono vissute anche durante la precedente gara 2. Gara 1 è stata vinta chiaramente dal Milano qui proprio al Patinodo in Viale Ferrarin qui sabato scorso con il punteggio di 4-2 per il Milano sui Diavoli Vicenza. La partita si era chiusa con un pareggio al primo tempo. Autori della rete sono stati Frigo da una parte, Ferrari dall'altra, e poi nel secondo tempo gol di Banchero, seguire gol di Ferrari, poi McDonald per Diavoli Vicenza ha cercato di accorciare le distanze, ma ci ha pensato poi Bellini a chiudere completamente la partita e le velleità dei padroni di casa, e quindi decretando la prima vittoria appunto per il Quanta Milano. Gara 2, altre emozioni, come abbiamo sentito prima dalle parole di Fabio Forte, abbiamo avuto un primo tempo dominato un po' da Diavoli Vicenza, e quindi con gol di Frigo e di Delfino, seguire una rete di Lettera, quindi il primo tempo si era chiuso con punteggio di 2-1 per i Diavoli Vicenza. Subito dopo altra rete al minuto 7:28 del secondo tempo con rete di McDonald, e quindi la partita sembrava un po' in discesa per la squadra berica, e niente da fare. Poi al minuto 5:42, giusto in finale del secondo tempo, gol di Comencini, che sfruttando quindi una superiorità numerica per l'uscita per fallo di Ustignani ha accorciato le distanze, e poi dopo con 5 giocatori di movimento, con il portiere che era uscito dal campo al minuto 0:48 di tabellone, è riuscito a fare rete Caletti, e quindi la partita si è chiusa con i primi due tempi di 3-3, lasciando quindi questa rimonta per il Quanta Milano, un po' di amaro in bocca evidentemente per i Diavoli di Vicenza, anche perché nell'overtime poi ci ha pensato Bellini a chiudere i conti e a decretare quindi il 4-3 finale per la... Sì, in realtà, scusami Giovanni, il referto riportava Bellini, ma in realtà il gol è stato di Belcastro, su assist di Bellini. È stato invertito
sul referto il marcatore e l'assistman. Sicuramente l'assist è stato di Bellini e il gol di Belcastro. Il gol di Belcastro. Sì, dopo 2 minuti e mezzo di overtime, se non vado errato. Esattamente, sì, esattamente 2 minuti e mezzo. E quindi è stata evidentemente una beffa, possiamo dirlo. Guarda, io ero lì presente, ho commentato anche quella gara e sinceramente, ma anche gli stessi protagonisti lo hanno ammesso, è stata una partita, non voglio dire dominata da Vicenza, ma condotta a lungo da Vicenza, che Milano ha saputo recuperare un po' di mestiere, un po' di furbizia, anche un po' di fortuna, nel senso che non guasta mai, nel senso che il gol di Comencini è arrivato con un tiro sbagliato dello stesso difensore del Milano. La deviazione di Caletti, vincente, è stato praticamente il primo tiro e unico scagliato verso la porta del Vicenza con l'uomo in più, quindi diciamo che veramente a Vicenza Vicenza ci ha messo del suo attaccando e prestando il fianco ai contropiedi, ma per Milano sono andate anche abbastanza tutte dritte. Vedremo se questa sera sarà un'altra partita vicina o se una delle due squadre riuscirà a prendere un minimo vantaggio già durante l'incontro, e lo vedremo presto, perché la partita proprio in questo momento è cominciata con un face off a centrocampo e con possesso del disco per Diavoli Vicenza. Già rischio con il disco che si è fermato nell'area di Mattia Mai. Assolutamente sì, appunto, Mattia Mai da una parte e Nicola Frigo dall'altra, i due portieri. Milano gioca chiusissima dalle parti di Mattia Mai. Possiamo dare intanto per certo che dall'altra parte c'è Michele Frigo, gli stessi portieri, quindi sia di gara 1 che di gara 2. Attenzione. Assolutamente, vediamo ancora impegnati quindi il padrone di casa in questo momento. Ha perso una buona occasione qui Belcastro, potevano partire in 2 contro 1 lui e Fabio Rigoni contro il solo Wennerstrom, che c'è già una novità, comunque non c'è Ustignani in questa linea, c'è Wennerstrom, quindi Wennerstrom e Sigmund i difensori, Delfino e McDonald gli attaccanti, quindi il Vicenza ha già cambiato qualcosa dal punto di vista tattico. Di parte McDonald, non si avvede del disco dietro la porta che arriva dalle parti di Comencini. Ecco Comencini impegnato sulla balaustra a servire Spimpolo e cerca l'appoggio in Banchero, che si trova sulla balaustra a lottare accanitamente con Sigmund. I due non se la mandano a dire. Sì, usano molto i bastoni entrambi i giocatori. Adesso ancora il disco posto di Banchero per Comencini. Ora Banchero, Comencini. Gol. Subito la sassata di Comencini alla sinistra di Michele Frigo nel 7. Assolutamente sì. Assolutamente una sassata imprendibile. Ci siamo persi intanto di dire la coppia arbitrale. Almeno non ho fatto caso se l'avessi tu, i signori Grandini e Ferrini, non so se li avessi già citati. Non gli li ho citati, probabilmente sono passati in sovrimpressione. Ok, coppia espertissima, come dicevamo sempre, ovviamente anche in queste partite non si vuole lasciare nulla al caso, ovviamente l'arbitro è una componente fondamentale. Quindi subito in vantaggio il Milano, 1 minuto e 34 sul cronometro, quindi per Vicenza una gara, è la prima volta che passa in svantaggio Vicenza nella serie, quindi insomma, scusami, nelle partite come prima rete. Partita che si fa un po' in salita, cerca di reagire subito di primo Chito Pace con questo affondo che però si spegne con il pack tra le pinze di Mai e quindi si riprenderà con un ingaggio nell'area di attacco dei Diavoli Vicenza. Sì, e neanche in questa linea Andrea Ustignani, quindi finito direi fuori dalle rotazioni il numero 17 del Vicenza. Qui ci sono Pace e Frigo in attacco con Luca Roffo e Baldani in difesa contro la seconda linea di Milano, che è classica con Comencini, Bellini, Ferrari e Lettera, anche se adesso c'è ancora Banchero in pista, quindi evidentemente qualche rimaneggiamento tattico ad opera di Angelo Roffo nel tentativo evidentemente di giocarsi tutto per tutto questa sera. Siamo sulla balaustra adesso, le due squadre a contendersi il pack, alla meglio in Vicenza con il capitan Roffo che porta a spasso il disco, tenta qualcosa dalla lunga distanza, mezzo tiro, mezzo appoggio a Baldan. Ha cercato un tiro nel traffico, poi ha alzato un po' troppo il disco è passato sopra la traversa di Mattia Mai ed è finito al di fuori del rettangolo di gioco, quindi si ripartirà con un ingaggio al centro, giustamente perché nessuno ha toccato il disco e quindi si riparte nella posizione più distante rispetto alla squadra
che era in attacco in quel momento. E ricopre il disco il Milano con Rigoni che si trova a lottare con McDonald. Interviene anche Delfino. Siamo dalle parti di Mattia Mai che si distende proprio in questo momento. C'era due occasionissime per il Vicenza. Attenzione però al contropiede Caletti. Con Caletti. Caletti, il tiro, il palo. Oh, il palo, incredibile. Ecco, altro pericolo. Sì, Milano è andato due volte verso la porta di Michele Frigo. Ha fatto un gol e ha preso un palo a porta vuota. Anche qui sfortunato il Vicenza. Delfino ha preso un colpo in faccia da Bellini, se non vado errato, sì. Per l'arbitro tutto a posto. Ancora una parata, un tiro di Sigmund, è sembrato, con una parata di Mai. Sì, qui Belcastro che è andato in avanti, ma Vicenza sta attaccando in maniera veramente forsennata, nel senso che non deve avere pazienza. Bennestrom, il tiro. È un po' troppo veloce, affrettato, centrale, quindi facilmente ribattuto da Mai. Pack che rimbalza all'indietro al recupero di Sigmund. Cerca di ragionare un attimo, aggancia Andrea Delfino che di prima serve Bennestrom che trova un varco bellissimo. Sì, c'è stato un bel movimento davanti porta, adesso lo rivedremo, di un dell'attaccante del Vicenza, credo fosse Delfino, che ha praticamente mezzo spinto il difensore e mezzo occupato la vista del portiere, vedete lì. In realtà c'era chi c'era, Fabio Rigoni, sì, che cercava di... Vediamo un po' più ravvicinato. Sì, Rigoni è andato a bloccare McDonald e questo ha un po', secondo me, disturbato Mattia Mai nel poter parare, perché era un tiro visto sul secondo palo. Sì. No, comunque ha preso un bell'angolo Bennestrom, non c'è nulla da dire. Sì, sì, sì. Quindi partita subito pareggiata dopo meno di tre minuti, quindi diciamo che siamo partiti bene dal punto di vista delle realizzazioni. E anche delle emozioni, perché il ritmo della partita finora è elevatissimo. Siamo con un possesso da parte del Milano con Comencini subito attaccato. Si vanno a pressare come dei matti qui i due attaccanti del Vicenza, Frigo e Pace. Sono stati un po' poco coordinati nell'andare a pressare il portatore di disco. Adesso riparte Lettera, attenzione. Lettera, c'è Spimpolo posizionato bene. E anche Ferrari, ma recupera con Frigo il Vicenza, un tiro che si impenna. Se diciamo che chi si aspettava una partita tattica si rimarrà sicuramente deluso, è una partita veramente tutta da corri e tira. Assolutamente, capovolgimenti di fronte continui. Con Pace adesso, con Capitan Roffo che si porta in avanti a servire Frigo che non aggancia, preferisce appoggiare all'indietro. Ed è Baldan che si porta avanti sulla linea. Il disco che rimane pericolosamente nell'area di Mattia Mai, ma lo allontana Comencini. Ora Spimpolo a portare in avanti il disco. Disco all'indietro per Lettera, pressato subito da Delfino e Sigmund. Ancora disco nell'angolo. Delfino si schianta in balaustra, sì. Battendo contro un'occasione, bravo. Forse per bravo Mattia Mai, sì, sì. Bravo Mattia Mai, e qui ha fatto, perché il tiro era buono, ci ha messo una pezza il portiere del Milano. Ancora sì, c'è stato un cambio errato del Milano, ma gli arbitri non l'hanno ritenuto di segnalarlo. C'era disco pericolosamente davanti a Mai, però recupera prontamente Milano con Caletti. Adesso si trova Baldan sulle sue linee di tiro, gira tutto intorno alla porta a servire Bellini. Anche lì si trova Baldan raddoppiato da Banchero. Le volte di Sigmund e no, Banchero, e trova spazio, trova solo McDonald davanti, decide di tirare. Sì, questa è la prima parata, direi, piena da parte di Michele Frigo, che finora è stato chiamato in causa poche volte, ma nel primo tiro ha preso gol, il secondo gli è sfuggito in mezzo alle gambe e ha preso il palo, quindi insomma anche lui aveva bisogno di questa parata per prendere un po' di confidenza, perché ovviamente, sai, è un gran portiere, ma è giovanissimo, e prendere
due tiri e rischiare di prendere due gol potrebbe essere devastante dal punto di vista psicologico. Ingaggia quindi nell'area di attacco del Quanta Milano. Disco fuori. Disco fuori con questa sassata da praticamente centropista. Sì, quindi qui abbiamo Comencini. Da una parte sì, esatto. Sigmund. Ancora il face off. Disco conteso alla meglio di Milano. Oh, un traversa. Tiro su un palo. traversa sopra il guantone. I giocatori di Milano hanno percepito che Frigo non è sicurissimo e stanno cercando di sollecitarlo un po' da ogni parte. Attenzione, ancora Banchero. Cerca l'aggancio col compagno e non riesce, però riesce a recuperare l'Etera che accentra. Altro tiro, questa volta centrale, ci mette una pezza Frigo, ma sì, meglio Milano, nel senso che Milano è più ordinata e più determinata a far male. Vicenza tanto aggressiva, ma poco finora, poco concreta, sì, probabilmente. Esatto. McDonald con Wennerström. Ancora McDonald su appoggio sulla balaustra per servire l'altro americano del Diavoli Vicenza. Sigmund che recupera. Sì, Vicenza che in questa linea ha deciso di schierare tutto il proprio potenziale offensivo, tutto il potenziale straniero, diciamo, noi due americani più lo svedese. Certo. Attenzione a McDonald. McDonald dietro la porta di Mai. C'era posizionato Frigo sul primo palo. All'indietro decide di scaricare su Sigmund. Ancora su Baldan, cerca di respirare, di ragionare un po' di più il Vicenza in questa fase. Cerca di salire Pace. E ancora Sigmund a trovare uno spazio per Pace con un il gol di Frigo. Frigo è stato furbissimo. Furbissimo, sì. Perché ha visto quella cosa dell'occhio che Mattia Mai era messo male e ha sparato in porta subito da una posizione abbastanza impossibile, direi con pochissimo d'angolo. Non so se fosse la porta messa male, anche perché era veramente. Ah sì. Sì, è stato attaccato su due fronti diametralmente opposti. Sì, era uscito molto qui sul tentativo di tiro Mogolate, proprio dalla linea di fondo. Forse ha usato proprio Mattia Mai come lato per rimbalzare, far rimbalzare il disco, uno scudo umano, perché ecco, da qui lo vedremo sicuramente. Guardate dov'è quel disco. Eh sì, praticamente ha tirato addosso al gambale destro di Mattia Mai per segnare, quindi Vicenza che ribalta il risultato. Siamo 2-1, 11 minuti e 30 sul tabellone ed ancora possesso Diavoli Vicenza. Evidentemente adesso avranno preso anche un po' di fiducia. Pressione di Banchero. Sì, adesso è Milano che deve rincorrere il disco. Sì. Con Rofo che si porta in avanti su pressione di Rigoni. Si cerca anche lui di buttare il disco da dietro porta verso il centro dell'area. Attenzione Baldan che aggancia il volo, ma bel Castro si porta avanti lo stesso, riesce a resistere alla pressione. Bravo Pace che si è buttato in tuffo per evitare il passaggio al compagno da parte del giocatore del Milano. Intercettato la linea. Si lotta ancora sulla balaustra con quattro giocatori. Un passaggio che riesce male, ne approfitta subito il Milano. Gattone, Bellini, recupera il pack sul suo bastone, su pressione di Baldan, però riesce a servire efficacemente. Banchero. E fallo di Nicola Frigo, direi. Sì, proprio no. Davanti alla porta con colpo di bastone. Baldan, sì, non penso che abbia visto giusto qui Grandini. Il fallo c'era, ma credo fosse di Frigo, sinceramente. Abbiamo la fortuna di avere il replay. Il replay che ci dà una mano. Anche Bellini si è accentrato. Quel disco è nato da Banchero. Sì, non era questa. Questa è l'occasione in cui si è buttato. Sì. Pace. Questa era probabilmente l'azione precedente. Sì. Eccolo qui, adesso secondo me
al centro arriva il giocatore, arriva il fallo di Frigo, eccola lì, sì, quello era proprio il bastone di Frigo, l'arbitro ha deciso di penalizzare Baldanzo, simpatico questo siparietto con sì, Frigo sì, che era andato in panca puniti, ma l'arbitro è andato a mandarlo via, l'arbitro aveva fischiato il fallo a Baldanzo, sbagliando però, ovviamente ha portato avanti la sua decisione. Quel che conta è che abbiamo visto il fallo e insomma poi ovviamente sarebbe opportuno segnalarlo anche al giocatore corretto, però ovviamente sarebbe stato peggio non vedere il fallo in questa occasione. E quindi Ob Tortocollo, Baldan sulla panca puniti a regalare due minuti di superiorità numerica per il Quanta Milano. Ferrari, Banchero, Caletti da questa parte e Lettera sul secondo palo a cercare o una deviazione o lo schermo davanti a Frigo. Alto, alto Caletti, recupera Sigmund, si porta in avanti senza paura con sì, McDonald che gira attorno alla porta di Mai, però all'indietro per cercare di servire Delfino, ma capisce tutto Lettera, sì, recupera le volte di Caletti, si rischiera il Milano per questo power play, ancora Caletti. Qui Vicenza non vuole far tirare Banchero perché è molto preciso, però ovviamente facendo così alza due giocatori e vedete rimangono bassi Ferrari e Lettera e quindi diventano pericolosi. Usa in maniera un po' eccessiva il bastone Belcastro, ma non viene penalizzato. Scorrono intanto i minuti con questo tiro di Caletti. E qui c'era la panchina del Milano con le braccia alzate sul rimbalzo per Ferrari. Ha fatto venire qualche più di qualche brivido. A Diavoli Vicenza manca ancora 30 secondi da giocare di questa superiorità numerica. Con McDonald convintissimo a resistere il più possibile sull'attacco, ma di Lettera che però cede in questo momento. Sì, hanno perso buoni secondi qui i giocatori del Vicenza, ma attenzione ancora il disco per Banchero. Si inserisce però il bastone di Sigmund a interrompere le linee di attacco del Milano. È rientrato intanto Baldan. Ora sì, due contro due, attenzione Wennerström, Delfino. Delfino. Sì, Vicenza secondo me non deve commettere l'errore che ha commesso a Milano di voler attaccare a tutti i costi. Nel senso, Vicenza vinceva tranquillamente, ha voluto continuare ad attaccare come non dovrebbe fare questa sera ovviamente. È Milano che deve recuperare, ma mi sembra che la lezione sia servita. Adesso il temporeggia Sigmund. C'è da ragionare. Sì, ha cercato un disco per Wennerström, ma il disco non è arrivato. Allora va a cambiare il Milano. Fabio Rigoni dietro la porta di Mattia Mai con Wennerström a controllarlo, ma adesso rientra un po' verso la propria metà campo il Vicenza. Il pack sul bastone di Bellini, Bellini che cerca di sgusciare tra Sigmund e Pace. E Pace che alla meglio recupera un disco un po' conteso in questo momento. Sì, Frigo, Frigo per Pace. Ancora Pace. C'è tempo un attimo per cambio di qualche giocatore per entrambe le squadre, anche per il Vicenza è entrato Roffo. Dietro la porta. Cercare l'appoggio di una stecca amica, prende anche una gomitata. Sì, ha allargato entrambe le braccia a Caletti per evitare che arrivasse qualche giocatore del Vicenza a toccare quel disco e ha preso il viso di Luca Roffo, ma ovviamente senza sì, intenzione di far male. E quindi gioco fermo, ancora 6 minuti e 46 da giocare di questa prima frazione. Due reti a uno per i padroni di casa sul Milano Quanta. Partita ricchissima di emozioni fino a questo momento. Va a spiegare il perché ha concesso il cambio il signor Ferrini ad Angelo Roffo. Angelo Roffo ha fatto segno che ok, adesso però va anche dall'altra parte. Credo che stia dicendo appunto di accelerare un po' di più le operazioni di cambio, di velocizzarle. Il secondo cambio spetta sempre alla squadra di casa, quindi certo, quando il braccio dell'arbitro si alza può cambiare solo la squadra di casa.
In questo caso il Milano invece aveva approfittato per cambiare l'ultimo giocatore, ma Ferrini ha deciso di lasciare in campo il giocatore. Probabilmente adesso ha avvisato che non lo lascerà più, probabilmente. Immagino, nel senso posso interpretare un po' quello che è andato a dire l'arbitro. Intanto abbiamo ripreso con il dischi in movimento sulla stecca di Capitan Roff in questo momento, dietro la propria porta, a servire Baldan. Pace adesso, Baldan, Pace, Frigo. Sì, vedete, Vicenza ha deciso veramente di tenere il disco e poi ripartire. Frigo aveva una buona occasione per prendere un tiro, invece se l'è messo sul rovescio, ora è nell'angolo, pressato da Spimpo. Attenzione a Frigo, bravo qui però, bravo anche Mattia Mai. Sì, si è chiuso bene il Milano su questo... Sì, un disco in controtempo da parte di Luca Roffo, a mezzo, attenzione, 2 contro 1, Lettera e Belcastro, Lettera e Belcastro. Il tiro, no, il gol. Il tiro che però il pack fa in tempo a entrare dentro nella porta. Sì, ha finto il passaggio dall'altra parte e poi ha freddato Michele Frigo. Anche in questa occasione, secondo me, non benissimo il portiere del Vicenza. Lettera è andato praticamente quasi dietro la porta dietro prima la porta. Di tirare. Vedete che il giocatore Roppo sì, ha tirato praticamente sotto il corpo di Michele Frigo. Sì. 2-2, 5-46, tutto da rifare quindi per l'ennesima volta. Era in vantaggio il Milano, poi è andato in vantaggio il Vicenza e ora di nuovo 2-2. Partita che ha già visto ben 4 marcature, quindi siamo già praticamente a quasi più di quelle che abbiamo visto nella gara 1. Attenzione a significare anche però il ritmo di questo incontro, che sì, veramente asfissiante su entrambi i fronti. Sì, insomma. Sì. Ma il leitmotiv è quello un po' delle altre volte, no? Con Milano rinchiusa dietro, sapendo di essere meno forte probabilmente di Vicenza. Una Milano operaia che, come diciamo nelle altre telecronache, non si è raramente vista negli ultimi anni. E Vicenza che prova a sfondare il muro eretto da Luca Rigoni e Claudio Mantese davanti a Mattia Mai. Però Milano molto concreta, quando sale è pericolosa. È precisa. Parata qui bene di Mattia Mai. Di Mattia Mai. Recupera Bellini. Scorre sulla balaustra, su pressione di Delfino. Passa all'indietro a Banchero. Sì, ora ancora all'indietro a Fabio Rigoni. Castro. Bellini ancora possesso Milano con un tiro un po' a sorpresa, sembrava un passaggio dall'altra parte, invece Frigo si è visto arrivare questo tiro. Sì, bravo qui Fabio Rigoni a ostacolare il tiro di McDonald. Sì. Arriva il fischio un po' troppo anticipato da parte di Ferrini, che difatti chiede scusa al giocatore americano del Vicenza. Si riprenderà con un ingaggio quindi. Ingaggio nell'area di attacco del Diavoli Vicenza. Inquadrato Mattia Mai in questa serie di finale scudetto, statistiche allucinanti per il portiere in maglia. Senz'altro Milano protagonista, ecco, assoluto. Qui. Ci ha sentito, ce l'ha subito messa in sovraimpressione. Frigo, il tiro, attenzione, ha esultato. Ha esultato il Vicenza, andremo a rivedere poi se il disco era entrato o no, ma l'arbitro era vicino, ha fatto segno di no. Ha fatto segno di proseguire pure le proteste. Sì, c'è la presidente del Vicenza che è lì sulla linea di porta, continua a dire era dentro. Lei è sicuramente messa meglio di noi, ma noi abbiamo fortuna di avere poi il... Dopo vediamo... Il rallenti. Disco lungo con per la regia, se ci aiuta a capire quello che questo episodio, senz'altro sarà ampiamente commentato. Passaggio Frigo, intanto tenta più o meno l'azione di prima. Quindi sì, lungo sul secondo palo stavolta il tiro di Frigo, che rischia qui un po' troppo su Lettera.
Disco ancora per Sigmund, che preferisce tornare verso la propria porta. 3 minuti sul cronometro, poco più. Sigmund per Pace. Pace va avanti. Recupera Valdanna dall'altra parte. Vicenza è un po' meno irruenta in questa, sì, vabbè, in ha visto questa fase, cerca resto, di organizzarsi un po' di più. Ha visto che se si scopre, ovviamente Vicenza, Milano riparte in maniera clamorosa. Hanno passato il disco a Lettera che non ha. Non ha il bastone, però lotta lo stesso come un gladiatore. C'è il contropiede di Vicenza, ma c'è Lettera che è su alto. Ma parata di Mattia Mai, quindi adesso andremo a vedere sicuramente se le proteste di Vicenza sono concrete o meno. Qui c'è il tiro di Frigo, il disco rimane lì, c'è Pace che lo prende di rovescio, ma da questa occasione, da questa inquadratura possiamo vedere poco. C'era Spimpolo che lo ha, da qui vedremo sicuramente, dovete vedere il bastone di Spimpolo. Questo è il tiro di rovescio di Fabrizio Pace, il tiro al momento non è entrato il disco, no, direi che forse deve entrare del tutto. Direi che è stata giusta la decisione dell'arbitro. Si può vedere anche sullo sfondo, il signor Ferrini è messo bene, quindi insomma lui ha subito deciso che non era gol. Vedete, subito fa il washout con le braccia, dice no, e quindi insomma ottima la posizione di Ferrini e direi giusta la chiamata della coppia arbitrale. Primo time out, non so di chi, mi sono perso chi l'abbia chiamato, non ho visto il segno degli arbitri. Ovviamente un time out a ricaricare un po' le pile e dare qualche spunto su quanto visto finora. Per cercare di chiudere bene ormai gli ultimi 2 minuti e mezzo prima dell'intervallo. Sarebbe buono per entrambe le squadre cercare di capitalizzare un vantaggio. E sì, ma il disco non ha passato del tutto la linea, che è quello che determina la... Infatti allarga le braccia. E sì, poi anche Pace, io ho guardato un po' il body language, come si dice, del giocatore del Vicenza, non ha esultato convinto, ha provato ad alzare le braccia, ma probabilmente sapeva già che il disco non era entrato del tutto. Era ben posizionato, anche lui chiaramente aveva l'occhio proprio sulla linea. Sì, beh, fosse stato gol, sono sicuro che avrebbe protestato in maniera più, o esultato in maniera molto più... appariscente, convinta. Ultimi 2 minuti del primo tempo, ovviamente adesso è importante per entrambe andare a riposo così, o quantomeno non subire un gol, sia per Milano che per Vicenza. Quanto è bastato comunque per una scarica di adrenalina per i giocatori del Vicenza e tutti i loro supporters. Attenzione, perde il disco. Ma Delfino si trova con McDonald posizionato solo davanti alla porta, però riesce a agganciare bene. Anche qui McDonald, Milano, un contropiede che ma non questo, perdona. Questo gol è tutto di McDonald, nel senso che ha voluto, invece di passare tranquillo al difensore, ha voluto rientrare, provare a fare qualcosa, un dribbling, ha perso il disco, poi non è tornato a difendere, quindi guarda, non mi sento proprio di dare colpa a nessun altro che a McDonald in questa occasione. Ha avuto troppa confidenza. Eccolo qui. Si è girato, il tempo di girarsi. Disco a Ferrari. E Ferrari non perdona. Ad incrociare. Il Cobra ha subito fatto il segno del morso del Cobra. Eccolo lì, sotto il guantone di Michele Frigo. Sì. Giocatore di una grinta clamorosa. Attenzione, attenzione. Ma è ancora Milano. E qui bravo Michele Frigo, ma attenzione Comencini era ben posizionato. Ha perso il bastone Michele Frigo, una cosa che succede spesso in questa sfida. Disco per Pace, pressato da Bellini, nessuno che va a ridare il bastone a Frigo. Frigo va a riprenderselo. Pace un nuvolo di bastoni davanti a lui. E gli riesce comunque di tenere la posizione. Ci poteva stare l'ostruzione su Pace qui da parte del difensore del Milano. Attenzione, Milano che riparte ancora Banchero. Con Caletti. Riesce a servire Caletti, prezzato Valdanna sulla balaustra. Sbroglia Frigo che riesce a servire Pace, ma è subito difesa Milano con l'intervento di Comencini. Quindi ancora disco
sui bastoni di Milano, manca meno di mezzo minuto al termine di questo primo tempo. E qui adesso Milano cerca di prendere ovviamente il giusto respiro, ma quanto basta per riuscire a servire Bellini, che passa dietro la porta di Frigo. 10 secondi a volo, ha cercato un aggancio Belcastro, gli riesce adesso. Pacca che finisce sul bastone ancora una volta di Frigo. Due secondi, sì, e niente da fare. È riuscito a fermarsi. Sì. No, ti assicuro che non molti sarebbero riusciti a fermarsi lì, a tirare. Sento la sirena in un secondo si è fermato. Ha dei tempi di reazione veramente allucinanti. Eccezionali. Siamo quindi sul punteggio di 3-2 al termine di questa prima frazione di gioco. Sì, io se la regia mi agevola vado a prendere, se riesco a pescare Andrea Delfino, ma mi sa che se n'è andato, eravamo d'accordo per un'intervista flash, adesso vado a vedere se lo trovo. Finora quindi un incontro decisamente appassionante, vediamo se riusciamo con Fabio Forte ad avere un'intervista ad Andrea Delfino del Vicenza per avere in prima battuta impressioni su questa prima frazione. Senz'altro la gara si sta facendo un po' in salita per i padroni di casa, anche perché c'è la pressione psicologica evidentemente di avere alle spalle due vittorie del Milano e quindi il doversi giocare il tutto per tutto in questo secondo tempo. Non c'è assolutamente spazio per nessun tentennamento, lo sanno benissimo i giocatori del Diavoli Vicenza. Ecco, siete andati sotto, poi di nuovo sopra, ora siete sotto 3-2, state attaccando tanto come in gara 2, concedendo tanti contropiedi. Sì, sicuramente dobbiamo giocare un po' più attenti in difesa, perché stiamo facendo tutto noi, gli stiamo dando le possibilità di rimettersi in partita e sostanzialmente essere avanti. Sostanzialmente dobbiamo giocare più con la testa, più concentrati e sfruttare meglio le nostre occasioni. Bene, grazie, in bocca al lupo. Grazie.
Amici dell'hockey, riprendiamo il collegamento dal patinodromo di Viale Ferrarin, Vicenza. Siamo pronti per il secondo tempo di questa gara 3, il finale playoff tra l'MC Control Diavoli Vicenza e il Quanta Milano. Ne approfittiamo intanto che le squadre rientrano dagli spogliatoi. Sì, per rivedere i gol del primo tempo, abbiamo visto 5 gol. Eccoli qui, subito la sassata di Comencini alla destra di Michele Frigo, primo tiro dopo un minuto e mezzo, il portiere che non ha avuto il tempo di reagire, e subito 1-0 Vicenza, poi riparte il 1-0 Milano, scusate, riparte il Vicenza in avanti con Wennerström, che approfitta di un movimento un po' scellerato davanti alla porta di Mattia Mai, anche se qui ovviamente palo gol, quindi 1-1, poi va avanti il Vicenza con la rete di Michele Frigo che vedremo tra poco. Eccolo qui il Frigo, ecco, che è stato astuto dalla linea di fondo nel cercare di usare il corpo di Mattia Mai come rimbalzo, sì, per fare il rimbalzo sul gambale destro di Mattia Mai, che non se lo aspettava. Qui è rientrato un po' lento, beh, no, forse nemmeno tanto, stava veramente bravo Frigo comunque. E poi invece il contropiede qui di Milano con l'invenzione di Lettera e poi la rete che sta decidendo l'incontro fino adesso, quella che andremo a vedere, il contropiede ancora di Milano con Ferrari a punire la indecisione di McDonald. Eccolo lì, tanto siamo ripartiti in presa diretta. Giovanni, ti lascio il commento con Vicenza, che quindi deve inseguire nel risultato. Assolutamente, non si può sbagliare, questo quindi gioca un po' a sfavore per i nervi del Vicenza, che evidentemente sono messi a dura prova, perché qui ci si gioca tutto il campionato in questo secondo tempo, tutto il lavoro fatto fino adesso, e il Vicenza ha saputo concretizzare praticamente solo vittorie fino alle finali, dove incontrando il Milano però sono già due le sconfitte, la prima in casa, la seconda fuori casa a Milano, e adesso se la deve vedere con questo 3-2. Parte subito però Andrea Delfino da centrocampo, una sassata ribattuta prontamente da Mattia Mai. Attenzione, il contropiede di Milano, esce tanto dalla sua porta Michele Frigo, rischiando forse qualcosa di troppo sul contropiede di Bellini, sul caccia del disco di Bellini. Per un attimo recupera il Vicenza, ancora Vicenza con Delfino in back a cercare nessuno, non c'era, e quindi recupero del pack per il Milano con Rigoni. Sì, Rigoni che passa Emanuele Ferrari, autore del terzo gol. A Milano è stato un po' in ombra, anche se ha fatto un lavoro molto efficace e difensivo su Sigmund. Poi ovviamente da Emanuele Ferrari ci aspettiamo sempre molto, nel senso che è un giocatore che ci ha abituato a grandi giocate e a gol importantissimi. Questa sera fino adesso uno l'ha fatto. Attenzione ancora a Ferrari. Un tiro sull'esterno della rete, ancora Ferrari però. Molto veloce, pericoloso, lo sanno bene il Vicenza. Nessun fischio qui, forse ci stava un mezzo sgambetto di sì. Baldan. Capitan Banchero che serve proprio Ferrari, pressato da Nicola Frigo. Banchero schierato direi abbastanza eccezionalmente in difesa in qualche cambio. Questa linea per esempio con Ferrari, Lettera, Banchero e Comencini, direi che è proprio il capitano, il secondo difensore diciamo di ruolo. Anche se nell'inliner. Disco che esce dal campo di gioco. Sì, dicevo che nell'inline difensori e attaccanti sono un po' un concetto relativo. Sì. Si attacca tutti e si difende tutti. Un po' come nel basket, o come nel calcio a 5. Esatto. E si difende in 4. Bisogna sapere adattare il proprio ruolo, evidentemente, alla situazione contingente. Pacca sulle stecche del furito dei Diavoli Vicenza, Nathan Sigmund. Sì, qui si vede il schema difensivo di Milano, tutti, cioè solo un giocatore avanti e gli altri tre dietro a box o a triangolo, insomma, a difendere la gabbia di Mattia Mai. Difesa efficace infatti anche in questo frangente.
con Belcastro. E chiaramente hanno ben donde il Milano, perché ancora conducono per 3-2 e quindi ogni secondo che passa è un secondo prezioso. Un palo però da parte di McDonald. Attenzione, stava partendo ancora il contropiede del Milano. Palo di McDonald a Mattia mai battuto. Dicevamo che a Milano è stata anche un po' più fortunata di Vicenza. Questa sera invece siamo già a due pali a testa, quindi insomma per il momento la fortuna non ha sorriso a nessuna delle due. Ancora Sigmund davanti alla porta di Michele Frigo, riesce a passare Delfino, un lungo linea sulla balaustra per McDonald. Delfino che però il tiro è sporcato da Bellini e quindi finisce sulla balaustra, dove si trova un nugolo di giocatori a contendersi questo pack. Decide di sbrogliare Delfino all'indietro per il recupero di Sigmund. Se ne sono andati i primi 4 minuti intanto del secondo tempo. Poi Giovanni, aggiorniamo i nostri telespettatori, c'è anche stasera la partita per la promozione in Serie A tra le due squadre di Trieste. Al momento è in vantaggio l'Edera Trieste 1-0, partita iniziata alle 8:30. Riparte intanto qui il Milano, vai Giovanni. Un Milano che si fa minaccioso avanti con Lettera, che però non trova un varco, quindi decide di appoggiare all'indietro, ed è Ferrari che conduce il gioco a questo punto, ma recupera Capitan Banchero. Un'altra deviazione delle parti di Michele Frigo, che poi pinza il disco e se lo tiene ben stretto al petto, perché Michele sicuramente sa di non essere una serata, secondo me, particolarmente fortunata, e quindi ogni disco che vede lo tiene ben stretto, lo acchiappa. Ecco qui intanto il palo di McDonald, disco che forse era passato tra i gambali di Mattia Mai, da qui vedremo forse un po' la traiettoria. Disco all'indietro e poi il tiro di McDonald, sì, tra i gambali. Sì. È un'opportunità per... Sì, Delfino ha provato a chiamare il gol, ma era il palo netto anche stavolta. Assolutamente. Nell'intervallo la tribuna di Vicenza continuava a insistere che era gol, io ho provato a dirgli che le immagini ci hanno detto di no, ma non mi hanno creduto, quindi... E siamo dall'altra parte invece, appunto, con i Diavoli Vicenza pericolosi in questo frangente. Frigo. Sigmund con Nicola Frigo, centralissimo. Sì, è uscito quei 2 metri dalla porta Mattia Mai per chiudere lo specchio e quindi tiro centrale, preda del portiere numero 1 del Milano. Intanto rivediamo contrasto sulla balaustra. Siamo ad un face-off in area di attacco dei Diavoli Vicenza. Da una parte Pace, dall'altra Caletti. Alla meglio Diavoli Vicenza per il momento, con Frigo che recupera questo pack rimbalzato all'indietro. Sulle stecche di Sigmund adesso, ancora lui, servito Frigo, pressato da Banchero, ancora da Caletti. Sì, Milano è tutta chiusa all'indietro. C'è Ferrari che marca praticamente Sigmund e si disinteressa degli altri, gli altri 3 indietro a proteggere la porta di Mattia Mai. Pace centrale su Mattia Mai, che ribatte subito, si porta avanti con Mencini, ed ancora la volta di Bellini, e anche adesso prende chiaramente il disco tra le pinze Frigo, dove davanti hanno un accenno di... Ha fatto il doppio cambio intanto Natas Skimund, non è entrato Luca Roffo difensivamente con questa linea. Adesso è rimasto ancora quindi il triplo cambio per Sigmund, cosa che è un po' costata cara in gara 2, quando il folletto statunitense è arrivato un po' sulle gambe all'overtime. Se non ho visto male, ha giocato ininterrottamente gli ultimi 9 minuti di partita fra secondo tempo e overtime, ovviamente poi... Forse anche un po' troppo anche per lui. Anche esatto. Se... ci ha abituato a farci vedere velocità stellari il furetto del Vicenza, ma siamo adesso su un possesso disco da parte del Milano. Sì, Milano non attacca, che chiaramente cerca di forzare un po' le cose a livello di tempi, perché ogni secondo gioca un po' a suo favore. Sì,
questa è tutta esperienza del Milano, che ricordiamo ha giocato a livelli altissimi, ha vinto gli ultimi 8 scudetti non a caso, è arrivata 2 volte in finale di Coppa Campioni, quindi una squadra che ha segnato in maniera indelebile gli ultimi 8-10 anni di questa disciplina. Sì. Perso il disco da Fabio Rigoni. Ci prova il Vicenza adesso con McDonald e poi con Benestrom, altro attraversa con sì. Benestrom, un altro palo e attraversa, dice no per la seconda volta in questo secondo tempo ai Diavoli Vicenza. Quindi il gol adesso, ma gira tutto a McDonald. Sì, il Milano qui si era proprio buttato su ogni disco, ma ovviamente Vicenza a forza di insistere ha trovato la rete del 3-3. Sono passati 7 minuti e 26, quindi ce ne sono ancora tantissimi in questa partita. Non sono finite sicuramente qui le emozioni, vedete che si buttano i giocatori del Milano, qui si butta Ferrari per cercare di contrastare il tiro, ma lì nel traffico c'era anche Delfino. Tanti giocatori davanti a Mai a scurare un po' la visuale. McDonald ha tirato abbastanza forte e nulla ha potuto il portiere del Milano, e quindi recupero della parità sul tabellone, 12:34, dice una boccata di ossigeno evidentemente per i padroni di casa, che fino adesso stavano. E ancora Sigmund, bella la parata qui di Michele Frigo, bella questa di Frigo, sì, sul tentativo dalla distanza di Lettera. Riparte il Vicenza vive di fiammate, continua ad attaccare un po' in apnea, sì, in alcuni tratti. Adesso cerca di ragionare un po' di più. Questo gol probabilmente ha rilassato un po' i nervi. E Sigmund. Ora Lettera a marcare Sigmund e gli altri tre dietro la metà campo ad aspettare i contropiedi del Vicenza. Vicenza che parte con Pace. Pace un po' ostacolato da Caletti, ma l'arbitro c'è tutto a posto. C'era il fallo qui. Pace va subito dall'arbitro a provare a spiegarsi. Direi che questo ci stava tutto, sinceramente. C'è in tribuna anche il capo designatore, eccolo lì, è nato dritto per dritto il giocatore del Milano sul numero 33 del Vicenza. Arbitri che non è intervenuto. Non intendono ovviamente condizionare la partita. Io immagino anche gli arbitri vogliano che siano i giocatori a deciderla e non un fischio, però ovviamente se c'è un fischio da prendere è il loro compito quello di punire situazioni che vanno oltre quanto concesso dal regolamento. Chiaro che la posta in gioco è elevatissima questa sera e Baldan non riesce a mettere giù il disco, ora lo passa a Sigmund. Sì, elevatissima per Vicenza, potrebbe essere ovviamente la continuazione di una serie tricolore. Speranza di rimanere agganciati a questo scudetto, fa un bel tiro Pace, si gira bene. Sì, il disco gli è uscito in realtà un po' sporco dalla stecca, ma il lavoro di Baldan dietro davanti alla porta di Mattia Mai stava dando i suoi frutti, perché Mai non ha visto arrivare quel disco. Si lotta su ogni disco con veemenza in questo momento. Sbroglia Pace che passa all'indietro per Baldan. Fatica a recuperare, ma ancora lui. Pace Baldan. Ecco Vicenza che adesso amministra un po' di più. Vicenza vuole assolutamente portarsi in vantaggio per poi magari provare a gestire un po' il disco. Il tiro di Pace sulla gamba di Caletti. Frigo. Non arriva sulla porta e quindi ancora però possesso disco Vicenza per un cambio al volo con McDonald in pista. E Sigmund non esce. Questo è il quinto cambio consecutivo che fa Nathan Sigmund. Beato lui che ha due bombole al posto dei polmoni. E c'è del fiato questo, il furetto dei Diavoli. Veloce di gamba, veloce di stecca. E velocissimo di testa. Soprattutto. Sì. Soprattutto. Veramente gioca. Tiene l'occhio, la cosa principale. Gioca 2 secondi avanti a tutti. Ecco Benestrom adesso che però trova l'interdizione di Bellini.
ma attenzione al contropiede perché Belcastro era ben posizionato, ma riesce a recuperare Delfino in tempo, sì, per evitare ottimo, il peggio. Ottimo il back check di Delfino, e sì che aveva un avversario niente male dal punto di vista della gamba, perché Belcastro è uno dei più veloci in Italia. Ha paura a mettere le ali, quindi anche Delfino sa bene di dover correre. Ancora possesso Milano adesso. Ha cercato il gol che aveva riaperto la partita qui in gara 1 McDonald, da dietro porta, lì aveva trovato il pattino di, sì, Comencini, qui no. Servito Delfino, si allunga un po' troppo davanti alla porta, appoggia all'indietro sulla balaustra per Venestra. In tanti secondi scorrono, siamo a 9 minuti e 12 di tabellone di questa seconda frazione di gioco. Siamo ancora sul punteggio di 3-3 tra le due squadre, con possesso adesso da parte dei Diavoli con Sigmund. Sceglie McDonald, attenzione McDonald, il passaggio al centro per Delfino, sì, che non se l'ha aspettato, era porta vuota il bomber dei Diavoli, ora contrastato da due giocatori del Milano. Attenzione, il disco, bella la parata qui di Mattia Mai. Fabio Rigoni, disco per Belcastro, prova ad allontanare, ancora 2 contro 1, Ferrari, però... Bellini, disco per Belcastro, attenzione, può ripartire ora Vicenza con McDonald, ma non spinge sull'acceleratore lo statunitense, disco per Delfino, tutto solo. Pressato però, e quindi appoggio ancora una volta all'indietro, c'è tempo per un cambio di linea per... Ed esce Sigmund. Vicenza, finalmente Sigmund, lo vediamo in panchina, a riposare un attimo. Roffo, Baldan, Frigo e Pace. Seconda linea per i padroni di casa. Capitan Roffo. Fabrizio Pace, attenzione, perso un brutto disco. Ripartono in 3 contro 2. Banchero non controlla nemmeno lui. Arriva Pace a recuperare. Banchero. Disco rimane lì sotto il corpo di Roffo, che tiene anche il bastone di Banchero. Si spingono i due, una specie di mischia del rugby. Ma scappa un disco pericoloso, però ci mette le protezioni Frigo, che ha riprovato ancora il gol di carambola su Mattia Mai, stavolta se l'aspettava. Un dribbling di troppo da parte di Lettera, e sì, riesce, ne approfitta Pace, il gol Baldan, qui non benissimo Mattia Mai, mi, sì, dispiace dirlo, forse era coperto, però sai, sta tenendo a galla il Milano su tutti i tiri del Vicenza. Rivediamo questa azione che senz'altro è decisiva qua. Sì, disco appena alla destra del parastinco del giocatore in difesa, che era Belcastro, se non vado errato. Però quel disco lì, quell'altezza lì è mortale per i portieri. Si è impennato e nulla ha potuto. Se l'è visto 5 centimetri sopra il gambale, quando il portiere va in butterfly, si dice, quella posizione con i gambali entrambi aperti a coprire tutti i buchi raso terra, diciamo. Disco proprio quell'altezza che è veramente mortifera. E quindi Vicenza di nuovo avanti, era stata avanti 2-1, poi sempre sotto, no? 2-2, 3-2, e ora Diavoli avanti 4-3. Tutto un batti e ribatti questa partita. Un capovolgimento a 7 minuti e 22... Alla fine adesso sono i Diavoli a condurre. Adesso deve Milano cercare di fare qualcosa in più e non giocare solo in contropiede. Finora l'assetto tattico era quello un po' più verso la difesa per quanto riguarda il Milano. Sì, evidentemente Belcastro che ha fatto di tutto per cercare di fare in modo che non prendesse il disco McDonald. Vedete, gli pattina sempre assieme praticamente. Fossimo nel basket, Giovanni, sarebbe la famosa box and one, no? Un giocatore a uomo e tutti gli altri a box. Quindi Rigoni direi sono che... Sono gemellati. Sì. Rigoni l'ha studiato dal basket, quest'anche se i giocatori sono 4 contro i 5 del basket. Qui adesso, se Vicenza si mette a giocare al gatto col topo, ovviamente Milano deve scoprirsi. Ed è Wennerström che passa l'indietro, e qui c'è un po' di melina per i padroni di casa, che cercano di capitalizzare il più possibile questo vantaggio, con Sigmund a servire Delfino, ancora Wennerström,
E ancora Sigmund che passa dietro la prima linea, decide che... Vicenza sembra aver capito la lezione di gara 2. Eh sì. Che serve ragionare. Ah sì, vincere di un gol è più che sufficiente. Ed è Delfino, Delfino però si porta in avanti, pur pressato da Bellini. Cambio delle linee, entra Baldan per Wennerström. Non vuole saperne di uscire Sigmund, qui dovrebbe partire il conteggio dell'arbitro. È sceso invece sotto gli ingaggi Belcastro. Ecco che comincia addirittura a contare. Conta addirittura in inglese Grandini per agevolare il giocatore statunitense. Per essere sicuro che capisca. Di essere efficace. Questa è una chicca di Grandini. Sigmund ancora per McDonald. McDonald che però torna all'indietro, disco per Baldan, e Baldan lo darà a Sigmund. Sigmund ancora dietro la porta. Lo schema ormai va avanti da un paio di minuti. Attenzione che Sigmund però si è allungato un po' troppo il disco. McDonald e Delfino cerca di rompere gli indugi, ma è ancora possesso Diavoli. Eh sì, hanno mangiato due minuti pieni. Eh sì. Pressato Sigmund, esce però dalla sua zona di comfort a servire in back Baldan, e adesso è lui stanato dalla pressione di Ferrari. Pace Sigmund, ancora una volta Sigmund che Ferrari prende il pack e anche il bastone dell'avversario. Pericolo qua, disco un po' a mezza via quello di attenzione, attenzione a Ferrari. Frigo, ma Vicenza qui ha rischiato l'osso del collo. Ferrari era messo benissimo. Sì. Frigo si è sbilanciato un po'. Era lasciato da solo contro Frigo. Quello, hanno tenuto il disco 3 minuti e mezzo per poi dare il disco, un contropiede in 1-0. Ovviamente Vicenza deve tenere il disco, ma non deve rinunciare ad attaccare, nel senso che quando ha l'occasione deve andare. Sì, altrimenti il mindset di una eccessiva difesa lo espone magari alle velleità di un Milano. È arrivato il fischio di Grandini sulla balaustra. Sì, sul lungo balaustra c'era Ferrini ben posizionato, non ha ritenuto di fischiare lui, probabilmente lui vedeva il disco. Stanno un po' lamentando i giocatori del Vicenza che il giocatore del Milano è andato un po' troppo energico sul giocatore a terra. Eccolo lì, vedete che è andato praticamente. Bellini si lamentava del fatto che il giocatore tenesse il disco e Lettera è andato a prendere il disco un po' troppo in maniera energica, e quindi il giocatore di Vicenza si è lamentato. 3-31, Vicenza 4, Milano 3. E il Milano questa volta che però perde il disco. Attenti a favore di questo contropiede con Delfino davanti alla porta di Mai, buttato a terra. Fallo di Banchero. Sì, un fallo tattico. Perché lì lì ha visto la parata e ha provato a vedere di ostacolare in maniera il più meno possibile. Sì, esatto, meno evidente possibile, ma l'arbitro era ben posizionato. Vedete qui che viene rilanciato subito Delfino da McDonald, e Banchero qui usa il bastone. Sì, non può fare altro perché lì Delfino era veramente pericoloso. E adesso 3-21, 2 minuti di power play per Vicenza. Vicenza qui deve provare a chiuderla, ovviamente non deve concedere il fianco al contropiede del Milano, però quello sarà evidentemente il grosso rischio. Occasionissima qui per Vicenza e Giovanni per allungare la sfida fino a gara 4. Disco sotto, anche questa era una rissa. È una rissa. No, volevo dire una mischia. Una mischia del rugby, è uscita una rissa. Cioè, però il confine è piuttosto labile. Sì, esatto. Rigoni si è buttato a terra, il disco era lì sotto. Si cercava il disco un po' come fanno appunto i rugbyisti con la palla ovale. Arbitri in maniera salomonica decidono di tornare al centro. 5 secondi mangiati di power play, ma sono pochi ovviamente rispetto ai 2 minuti. Eccolo qua il disco per Delfino. Delfino cerca di schierarsi correttamente il Vicenza per gestire al meglio questa superiorità numerica importantissima. 3 minuti adesso al termine del secondo tempo. Sigmund
McDonald adesso, ancora Sigmund, e ci prova, è Delfino e non perdona. Tiro al volo mortifero quello di Andrea Delfino, hanno girato benissimo il disco, Sigmund per McDonald, McDonald ancora per Sigmund e tocco al volo per Sigmund che non ci ha pensato un attimo, ha incrociato sul secondo palo. Rivediamo lì, disco giù, il gesto del bomber del Diavoli Vicenza sul secondo sopra palo. Il biscotto, niente da fare. Milano si era mosso benissimo ovviamente, ma qui l'attacco ha avuto la meglio, ovviamente si chiama power play per quello, si è in situazione di potenza, di superiorità, quindi Vicenza l'ha sfruttata a pieno. Direi due minuti e qualcosa sul cronometro, sì, me li sono meno persi. Meno di tre minuti mancano e due reti di vantaggio per i padroni di casa che adesso conducono per 5-3, evidentemente time out, presumiamo di Milano, del sì, Milano. Stavolta l'ho visto, ma volevo segnalarti che prima, appena segnato il 4-3, ho visto Angelo Roffo che guardava verso la panchina e muoveva le braccia in maniera molto determinata, secondo me gli ha detto adesso guai a chi attacca, perché ovviamente memore della debacle di Milano, debacle nel senso che non è andata, hanno perso non in maniera clamorosa ma vincendo a poco dalla fine, e quindi adesso ovviamente ha dato l'input affinché i suoi non andassero a aprire troppi spazi in contropiede per il Milano, che abbiamo visto giocare solo in contropiede ed essere efficacissimo. La tecnica e il fisico sono importantissimi, ma conta tantissimo anche la testa, soprattutto nei momenti chiave della partita. Sì, e questo l'abbiamo visto benissimo quanto può incidere nel bene o nel male. Sicuramente. E 2 minuti e 48 ormai mancano per questo match. Ingaggio vinto dal Vicenza, ha rotto il bastone Sigmund, ma è già corso in panchina a prendersene uno. Va subito a prendersi anche lui il disco, lo ripassa a Venezia, vuole il Milano. Possesso Diavoli però e l'attacco del Milano indiavolato. No. Siamo su un contropiede però dall'altra parte con Delfino a servire Sigmund e Venezia fanno girare il disco, quindi del Vicenza. Sì, Milano il più possibile, pressatissimi dai giocatori del Milano, cercano di impossessarsi e qui Sigmo fa il numero. Disco non c'è, anzi disco non c'è. Ancora lì Svennestrom, 2 contro 1, attenzione McDonald e Delfino, 2 minuti Delfino. McDonald, tiro, che parata questo, quindi Mattia Mai. Questo un'azione che dopo magari rivediamo con la regia. Sì, paratissima qui di Mattia Mai, poteva essere il 6-3, quindi il colpo di grazia. Siamo sulla balaustra, si lotta, i secondi scorrono. Tutti contro tutti. Delfino accanitamente contro Bellini. C'è l'arbitro, continua a urlare libero, libero. Lo sentivamo anche da qua. Sì. Basta, dice l'arbitro. Ultimo, altro aggiornamento da Trieste. Ha pareggiato il Tergeste con il gol di Mariotto. Siamo a 40 secondi dalla fine del primo tempo. Ricordiamo che questa sfida è secca, anzi è gara 3 delle 3 previste. E chi vince a Trieste fra Edera e Tergeste passa in Serie A nella stagione prossima. Quindi invito, dopo aver visto questa partita, ad andare sul canale YouTube della FISR per vedere questa partita, il derby di Trieste. E anche ci sarà poi una partita del campionato femminile da Verona. Sono attrezzati per lo streaming anche del campionato femminile. Arriva ad asciugare con un fazzoletto di carta. Sì, questa un è una cosa abbastanza anomala. Però subito in soccorso con con lo spazzettone. Il mocio. Sì. Ovviamente Mattia Mai ha sudato qualcosa più che le fatidiche 7 camicie. Questa sera sì, sicuro. Sì, ma è stato uno dei fattori finora, guardate qui che parata ha fatto, uno dei fattori indiscutibili di questa finale, Mattia Mai. Ma ovviamente l'impianto difensivo di Milano fa sì che il portiere sia una chiave. Si è ripreso, disco per Delfino. McDonald dietro la porta, attenzione a McDonald. Sigmund. Solo soletto, però c'è Banchero e qui gol pazzesco. Gol pazzesco questo, per chissà cosa vuol dire
pattinare, ha fatto veramente una cosa, si è fermato in, penso in mezza piastrella, quindi vuol dire meno di 30 centimetri, ha invertito completamente il, la pattinata, guardate qui, rimane lì al bar e da dietro porta, tracchete, gol a porta vuota. Questo con, è nel manuale dell'hockey, sì, praticamente. Sì, questo forse è sopra il manuale dell'hockey. Qui senso, tanta roba. Eh sì, cioè è un gol che si vede spesso nell'hockey, ma non con questa rapidità e con questa inversione di pattinata, proprio veramente una cosa da far studiare questo Sigmund. E non mancano le emozioni quindi al Pallaferrarin questa sera. Direi quindi che si possono riporre coppe e medaglie che si erano portate ovviamente in caso di vittoria di Milano, e l'appuntamento possiamo già darlo, Giovanni, senza pensare di essere assolutamente sì, di portare sfortuna al Vicenza. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, mercoledì. Sì. A Milano però. Sì. 19 maggio ore 20:30 ci sarà sicuramente Fisr TV con X1 Multimedia a fare la regia. Il tiro, la parata di Frigo. Parata di Frigo con Mattia Mai che è chiaramente uscito per far posto. Sì, disperata l'attacco di... Ovviamente Rigoni non vuole lasciare nulla al caso, ma è veramente una situazione disperata. Mancano 30 secondi, 3 gol da recuperare. 30 secondi. È più facile prendere gol che farlo in questa occasione qua. Ecco qua Wennerström. Il tiro, disco fuori, d'un soffio. Nell'hockey tutto può succedere, però qui siamo... E ancora eccolo lì. Ancora 7-3. Sì. Wennerström che chiude direi questa partita. Noi abbiamo già dato appuntamento a gara 4, quindi si tornerà a Milano, serie sul 1-2, visto che è Vicenza ad avere il fattore campo. Vicenza 1, Milano 2. 7-3 questa partita, e questa partita, al di là del risultato che è così ampio ma è maturato solo negli ultimi 2 minuti di gioco, potrebbe avere qualche riflesso psicologico non da poco su Milano, che ovviamente non dico era qui per chiuderla, ma era, veramente aveva buone speranze dopo aver fatto, ci sperava senz'altro, perché sicuramente l'onda dei due risultati positivi e su come erano andate le cose c'erano delle possibilità. Ancora Vicenza, Baldan. Vicenza, pochissimi secondi ancora da giocare. Frigo, e basta. Pace decide di chiudere qua. Quindi... Ed è gol ancora anche questo. Ha dato gol il signor Grandini, del resto non era ancora arrivato il fischio. Grandini ha visto che il disco l'ha carambolato sul pattino di Mattia Mai. Anche qui andremo a vedere il replay. Andremo poi velocemente a riepilogare le marcature. Qualche frazione prima proprio della sirena. Sì. E questo direi che hanno avuto troppa fretta anche i cronometristi. 8-3 quindi il risultato finale. Quello qui vedete Pace che va dietro la porta. Incredibile. Dicevo che hanno avuto troppa fretta anche i cronometristi, perché sì, sull'applicativo è finita 7-3 la partita, invece io sono abbastanza convinto che sarà 8 il risultato sul referto. Pace dietro porta, che rimbalzo. Sì, ha rimbalzo sul portiere, sul gambale del portiere. È entrato dentro. Dall'ultima immagine dovremmo averla perfetta. Eccola qua. Se vediamo l'azione di Pace. Sì, senz'altro dal punto di vista del morale e del quadro psicologico è senz'altro determinante in questo frangente. E questa partita ha detto delle cose. Vado a ripilogare i marcatori. Allora, gol del Milano con Comencini, poi pareggio di Wennerström al 3:53, gol di Frigo 2-1 vantaggio Vicenza, poi Lettera per il 2-2 e Ferrari per il 3-2 Milano, McDonald a pareggiare su assist di Sigmund, poi Baldan a portare nuovamente avanti Vicenza, e sarà il game winning goal questo del giocatore veneziano Samuele Baldan, perché poi arriveranno le reti di Delfino in powerplay, di Sigmund che abbiamo visto fare un numero d'alta scuola entro porta, poi Wennerström e Pace. Wennerström a porta vuota e Pace con il rimbalzo sul gambale del portiere. Quindi Vicenza che fa sua la prima partita in questa serie, vince la prima partita, si porta sul 2-1 e dicevamo mercoledì andrà a Milano per provare a pareggiare. Assolutamente, sarà una opportunità ancora quindi per rimanere in gara per i Diavoli Vicenza. Ovviamente altre emozioni ci regalerà quell'incontro, e
dovranno prepararlo bene chiaramente i padroni Diavoli Vicenza e allo stesso modo anche il Milano Quanta dovrà rivedere bene un po' di... Sì, sarà decisivo. A Milano gli spazi sono molto più ampi e quindi sarà secondo me abbastanza decisivo il riuscire ad andare in vantaggio per una delle due squadre e poi obbligare l'altra a cacciare il disco. Quello potrebbe, è quello che era successo in gara 2, diciamo, in cui però poi Vicenza ha peccato veramente di ingordigia, non lo so, un po' di un po' troppo irruenza. Sì, no, ma si è forse un po' troppo superiore e ha voluto attaccare ancora, mentre questa sera abbiamo visto una volta in vantaggio non ha più attaccato, si è messa lì e ha aperto gli spazi in contropiede. Ha ragionato di più e i risultati poi anche qualche valore personale, diciamo, senza dubbio. Vicenza ha un roster stellare. Tutto rispetto. Sì, no, non che Milano sia da meno, ovviamente, però in questo caso ovviamente giocatori come Sigmund e McDonald o Delfino sono giocatori che veramente sono clamorosi per il nostro campionato e quindi siamo felici di poterli aver visti, siamo felici di vederli ancora in gara 4 e quindi ripetiamo l'appuntamento per gara 4 Milano il 19 di maggio alle ore 20:30. Molto bene. Grazie Giovanni, è stato un piacere Grazie lavorare Fabio, con te. Grazie Fabio, piacere mio assolutamente, e speriamo che anche i nostri telespettatori si siano divertiti, per noi senz'altro è stata una bella emozione questa partita, ne aspettiamo ancora delle altre quindi. Bene. E appuntamento a tutti, grazie per l'attenzione e buonasera.